Ironia del destino vuole che io so ancora che pensare a te. La mia mente flash, ripetuti attimi vissuti con te. È passato tanto tempo ma tutto è talmente nitido, così chiaro e limpido, sembra ieri. Ieri avrei voluto leggere i tuoi pensieri, scrutarne ogni piccolo particolare, evitare di sbagliare, diventare ogni volta l'uomo ideale. Ma quel giorno che mai mi scorderò, mi hai detto non so più se ti amo o no. Domani partirò, sarà più facile dimenticare, dimenticare. Adesso che farai, risposi, io non so. Come un addio senza chiedere perché, da te mi allontanai, ma ignoravo che in fondo non sarebbe mai finita. Ma un sorriso in superficie nascondeva i segni d'ogni cicatrice. Nessun dettaglio che nel rivederti potesse svelare quanto c'ero stato male. 4 anni scivolati in fretta e tu mi piaci come sempre, forse anche di più. Mi hai detto so che è un controsenso, ma l'amore non è razionalità, non lo si può capire. L'ora è a parlare, poi abbiamo fatto l'amore, è stato come morire. Prima di partire potrò mai dimenticare, dimenticare. L'infinito sai cos'è, l'irraggiungibile fine o meta che rincorrerai per tutta la tua vita. Ma Raffaele! Ciao Raff! Raffaele, ho i brividi per te. Ho i brividi per te. Te l'ho detto a Benevento, ero felicissimo che tu fossi tornato, erano un po' di anni che mancavi al Festival Bar. Sei tornato alla grande e io ti devo comunicare
che hai vinto il premio Airplay Radiofonico dell'estate 2001. Complimenti. Chiamo il vice sindaco Luca Baione, Gigi Pisa, consigliere comunale, per ufficializzare questo premio.